Allora, mi hanno detto di parlare, Ronzio mi ha detto di parlare della paura. Allora, cominciamo a dire una cosa fondamentale, la paura. Che cos'è questa paura? La paura potremmo definire essere un accumulo energetico presente in noi, ossia praticamente un desiderio che non riesce a trovare praticamente il suo significato, quindi in altri termini il suo oggetto. Infatti, naturalmente chiamiamo oggetto di desiderio, proprio per dire questo desiderio che è presente in me, questa energia, questa forza energetica trova il bersaglio. È importante il bersaglio perché vedete, tutti gli uomini desiderano qualcosa, ma non tutti riescono a concretizzare e questa concretizzazione si chiama progettualità, ossia la possibilità di trasformare un desiderio in sogno. Realizzabile, realizzabile, da perseguire, ecco la cosa importante. E spesso praticamente questo desiderio così, diciamo, pompato, perché compresso in quanto non trova possibilità di sfogo, naturalmente genera delle tensioni, dei disagi, o se vogliamo delle paure. Ecco, quindi la paura è un desiderio che non riesce a trovare la sua identificazione oggettuale, in sostanza, ossia di chi, di che cosa desideri, cosa desideri. Ecco, non so che cosa desidero. Quindi quando le persone dicono non so, trovo sempre le persone sbagliate, per esempio, stanno a indicare che praticamente questo desiderio, dato che si trovano sempre persone sbagliate, rimane compresso, il desiderio dell'amore, del sentimento, e che non si può manifestare, e questa compressione crea effetti collaterali, quindi sintomatici, ossia non fisiologici. Ecco, quando tu ami una persona è fisiologica la cosa, il desiderio che si trasforma in obiettivo, quindi progettuale, incarnazione del desiderio in qualcuno, in un qualcosa, in un'idea, un pensiero, non solo in un personaggio. E purtroppo la paura ci impedisce praticamente di poter perseguire l'oggettività del desiderio. A questo punto possiamo definire la persona da amare, se lo vogliamo vedere da un punto di vista sentimentale. Per cui rimane compressa questa energia e genera praticamente quello che comunemente si chiama paura. A questo punto, una volta che si viene identificata questo stato di agitazione, di non comfort, appunto definita paura, ne dobbiamo dare un significato. E allora possiamo dire che esistono due tipi di paure. Esiste la paura praticamente reale, il leone ti segue e tu devi scappare, devi fuggire, devi trovare un sistema per ripararti perché ti azzanna, ti colpisce. Quella è una paura reale, esiste veramente il leone in sostanza, oggettivamente esiste. Oppure praticamente la paura è riflessiva, pensi che ci possa essere il leone, ma il leone non c'è, capisci dove è il punto? Per cui tu ti impedisci di fare una cosa, vai in agitazione a farla, perché temi che ci sia il pericolo, in sostanza, il leone sta per il pericolo, e il pericolo noi lo identifichiamo, pensate a che cosa ragazzi, amici, lo identifichiamo nelle difficoltà, e negli impedimenti, le difficoltà e impedimenti della vita sono il leone che ci azzanna, ecco, e che ci impedisce di ci vincola a raggiungere l'obiettivo, ossia a far sì che il desiderio possa espandersi verso l'oggetto d'amore, in sostanza, sia esso idea, cosa e persona. Quindi paura riflessiva e paura reale. E diciamo che la paura reale può essere risolta come crescita personale, quindi l'analogista, il coach ti può aiutare al riguardo affinché tu possa vincere le paure reali. Infatti gli allenatori fanno vincere la paura praticamente dell'agonismo, per esempio, in una partita di calcio, ti insegnano come devi gestire l'avversario, in sostanza. Ecco, e quindi praticamente parliamo di pragmatismo operativo,
strategia relazionale, se preferite. Anzi, se preferite, per vincere la paura reale, parliamo di corsi di formazione sulla comunicazione analogica, tanto per dirne una. Ossia, praticamente, secondo l'assioma, chi chiede è perdente, chi sa ottenere è vincente. Quindi, di conseguenza, praticamente, tu devi non chiedere nella vita. Parlo nella paura reale, del pericolo reale, oggettivo, non patologico, ma fisiologico, ecco, importante, ossia naturale, che esiste ogni volta che tu intraprendi un percorso, una strada. C'è sempre un rischio in qualsiasi cosa. Ebbene, questo rischio prende il nome di impedimento o di difficoltà. E il leone è vero, reale. La crescita personale attraverso la conoscenza della comunicazione analogica ti permette di interagire con il prossimo e ottenere quell'assenso e consenso che, di cui ritieni esserci delle notevoli difficoltà, anche di impedimenti reali in sostanza, perché il problema non siamo solo noi se siamo in grado di conquistare gli oggetti di desiderio, ma anche l'oggetto di desiderio presunto che non ti dà l'opportunità, ossia si chiama l'accettazione, il consenso, l'accoglienza, ti rifiuta in sostanza e tu soffri perché vieni rifiutato, perché cadi in solitudine, cadi nell'abbandonite, ossia nella sindrome dell'abbandono affettivo, nel complesso del calimero nero in sostanza. Ebbene, tutte queste cose riguardano la paura reale. Poi c'è la paura invece riflessiva, lì non è fisiologica la cosa, è patologica. Ecco la differenza sostanziale che esiste con la paura riflessiva. Il pensare che potrebbe esserci il leone, quindi la difficoltà, l'impedimento, l'insuccesso, la non realizzazione dei nostri obiettivi, e quindi è un fatto di pensiero, comprendete, non di realtà, ma di pensiero. Tu pensi negativamente per te che esiste una difficoltà, un impedimento che tu non riuscirai a superare, che fallirai. Ecco il punto fondamentale, quella vocina interna che ti dice sei un pezzo di merda. Ecco, il punto da tenere in considerazione è proprio questo, quella vocina dentro di noi in sostanza, e questo non è fisiologico, questo è patologico. Allora in questo caso ci vuole una ristrutturazione, un riequilibrio emozionale, e allora in questo caso che chiamiamo l'analogista, oppure praticamente acquisisco tutte le conoscenze relative alla filosofia analogica e corsi di eccellenza di filosofia analogica e di fisioanalogia. Filosofia analogica ti insegnerà come si formano i problemi, la genesi dei problemi dell'uomo. Invece praticamente la fisioanalogia come si risolvono questi problemi, e quindi tu acquisterai dei sistemi di intervento rapidi, emotivi, emozionali, grazie alla comunicazione con l'inconscio. Ci parlerai con quest'altra parte di te che detiene quel pensiero riflessivo della paura che ti fa vivere la vita in un modo sintomatico e quindi patologico. Tant'è vero, come fai a riconoscere se la paura è reale, quella che stai vivendo in questo momento, o se è riflessiva? È molto semplice. Se tu sai definire la relazione di causa-effetto, ossia soffri, sai per quale motivo soffri, per Roberta, per Francesco, per un concorso, per il capo ufficio, per il direttore, per la tua famiglia, per il tuo papà, per la tua mamma, per la tua compagna, per il tuo fidanzato, questo è oggettivo. Quindi qua occorrono strategie relazionali per ottenere quella educativa senso e consenso di cui hai bisogno. Ma se ti trovi di fronte a una paura riflessiva, lì sono cazzi acidi, perché praticamente non sai con chi prendertela, per cui arrivi a farti una prescrizione del sintomo. Poi ti aiutano tutti nell'ambiente a farti la prescrizione del sintomo. Sai cosa vuol dire prescrizione del sintomo? Vuol dire pensare di essere malato, pensare di avere un difetto organico, oppure somatico, oppure praticamente psicologico, emotivo in sostanza, ansia, angoscia, paura, panico, cosa di questo tipo. E da lì sei fatto, perché entri in tutto il circuito della persona malata, o se preferisci del paziente. Ebbene, noi ti invitiamo
a rimboccarti le maniche anche nella situazione di pensiero riflessivo, per cui nello stato patologico, e che tu possa uscire fuori, gestire questo accumulo energetico, perché sicuramente uno stato patologico, quindi una paura riflessiva, scatta perché c'è una compressione dell'emotività dentro di te, un desiderio che non riesce a raggiungere praticamente il bersaglio, ad essere appagato. Ecco, e questo noi lo insegneremo, lo insegniamo ai nostri corsi, e lo insegnerò adesso in questo periodo, in quello che io definisco essere il salotto analogico, ossia degli incontri culturali che noi facciamo settimanalmente, 2 ore, che ci permettono di poter tranquillamente evidenziare queste cose e capirle nella sperimentazione pratica. Questo è molto importante, perché secondo il più perfetto cognitivismo, ragazzi, sono 3 i punti fondamentali che dobbiamo tenere in considerazione della formazione e la crescita personale e uscire fuori da una patologia non fisiologica ma sintomatica. E questi sono: assumere un'informazione, uno; secondo, praticamente elaborarla e quindi introiettarla nella conoscenza, in sostanza, è vero, verificare questa informazione è esatto, le cose vanno proprio così. Per esempio, se io vado in tensione, raschio, indipendentemente dal clima, dall'inverno, dall'estate, e se io raschio, raschiare vuol dire avere una maggiore produzione salivare, per cui tu devi liberarti il condotto e raschi, insomma, il raschiamento è una pulizia del condotto orale. Questo praticamente ti dice che vivi un disagio. Allora tu lo verifichi con te stesso, quando tante volte raschi, dipendentemente da fattori oggettivi naturalmente, ti rendi conto che hai raschiato per quella parola, perché stavi pensando a una cosa. Ebbene, quello che sa esprimere il disagio e quindi la paura riflessiva. Ogni volta che tu ti trovi di fronte a una difficoltà non oggettiva ma riflessiva, in questo caso tu sei praticamente nella paura che fa paura, ossia la paura della paura. Si dice spesso questa frase, la paura della paura. È bella la frase, si dice, ma non si analizza a fondo che cosa vuol dire. E quindi allora, attraverso l'informazione, la conoscenza e la consapevolezza, noi ci permettiamo il lusso di poter vivere la nostra vita bene e meglio, ossia bene e meglio. E per far sì che tutto questo avviene, sono i nostri contatti, noi siamo pronti a darvi tutta la possibilità che questa informazione nella vostra vita, di qualsiasi crescita personale, di qualsiasi risoluzione emotiva, psicologica, patologica, si possa risolvere grazie praticamente ai sistemi energetici delle discipline analogiche, ossia della dimensione olistica che noi adottiamo ad integrazione della dimensione allopatica, che è quella che fanno naturalmente i nostri stimati medici, professionisti che ci aiutano e cercano di aiutarci anche loro, anche farmacologicamente in sostanza. Ma attenzione, signori, non basta attaccare il sintomo, occorre attaccare il pensiero negativo presente in noi. Tutto il flagello umano non sono per le paure reali, signori, ma per le paure riflessive. Questa nostra mente che praticamente si va a, diciamo così, a incastrare naturalmente nel pensiero. Vedi perché l'uomo è potente di fronte a un pensiero riflessivo? Perché praticamente è il suo pensiero. Quindi tu utilizzi il tuo pensiero per vivere bene e meglio, e questo pensiero ti incastra. E sapete quando avviene? Ecco, adesso siamo al punto fondamentale, signori, la nascita della genesi del pensiero riflessivo, flagello del 2000 dell'uomo. Nasce perché praticamente rammarichi, dispiaceri per eventi accaduti nella nostra vita che non sono andati, appunto, rammarichi e dispiaceri come avrebbero dovuto andare, e quindi sono ferite che abbiamo dentro di noi che ci portano praticamente a riconoscerci, come si può dire, difficoltosi.
ecco, a non saper affrontare un certo problema. Vi racconto la storia dell'elefante, che è molto importante. Come mai che un elefante così grosso, eccetera, se tu lo impianti e lo fermi praticamente su una sedia con un cordone, dico un elefante, ragazzi, e però non si muove più. Si potrebbe trasportare praticamente tutta la sedia, tutto praticamente sto filo che lo tiene legato a quella posizione, ma lui pensa di non farcela. Il leone che ti solleva, no, l'elefante in questo caso, che ti solleva praticamente alberi interi con la proboscide, questa proboscide così forte, erettiva, caspita, chi ce l'ha una proboscide così forte come ce l'ha l'elefante? Nessuno riesce col naso a prendere un oggetto poterlo sollevare. Qua non si solleva niente, ecco, tutto con fatica, e loro riescono con enorme facilità, eppure davanti a una corda che li tiene apparentemente bloccati, non si muovono perché pensano, pensiero, di non poter tirare quella sedia e liberarsi, e rimangono lì bloccati. Ma non solo gli elefanti, anche gli asini succede questo. Quindi, signori, nella vita o si asini o si elefanti, tutte e due hanno bisogno della disciplina, della logica. Quindi avvicinatevi al più presto possibile, che noi vi aspettiamo per vivere bene meglio. Grazie e arrivederci.